I might lose my mind. Waking when the sun's down, riding all these highs. È terminata anche la seconda giornata nei massimi campionati regionali e per sommi capi si può già avere un'idea di chi potrà fare o meno la differenza. Nel girone B di eccellenza la Virtus Avellino ottiene il secondo pareggio di questa stagione. Gli uomini di Cagnari non vanno oltre lo 0-0 contro un Eclanese solida che come sempre esprime un buon calcio ma che non riesce a finalizzare come dovrebbe. Male il Solofra che si rende per 2-0 in casa del Costa d'Amalfi eliminando quanto di buono espresso alla prima contro gli Uffitani di Mister Martino. Infine a chiudere il quadro delle eccellenze il San Tommaso che conferma gli aspetti positivi del debutto amaro del Canada e batte 2-0 la Palmese con un super sabatino. In promozione continua la supremazia del Grutta. Gli uomini di Di Pasquale finiscono in goleada anche contro il San Vitaliano. Cioffi, Sacco, Pellini e Sorrentino candidano così i giallorossi in modo prepotente ad essere la prossima regina del campionato. Infine a chiudere il turno il Serino che riesce ad agguantare il pareggio contro la Sanseverinese grazie ad un buon Liotti. Can you come through? Ain't got much to do. Too old for my home.